Ciao Paolo, sei in linea? Sono Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, vi vedo e vi sento. Scusaci per qualche difetto, siamo più abituati alla mobilità che allo No, spettacolo. sono io che mi scuso per non essere presente e naturalmente mi scuso anche con tutti coloro che sono presenti perché capisco che hanno avuto una grande pazienza nei tuoi confronti quando tu e il tuo gruppo avete deciso di dare a me il premio. Capisco che loro sanno perfettamente che tu, essendo lì a Reggio Emilia è la città del buon vino, del buon Lambrusco, e sanno che sei ubriaco, insomma, perché dopo aver dato dei premi questo premio bellissimo a Mogol, a Iannacci, darlo al sottoscritto, o sei ubriaco o c'è qualcosa che non quadra, ma credo che i presenti sappiano con chi hanno a che fare, insomma. Sì, no, ma il problema è, a parte il Morellino di Scansano, che era abbastanza buono, è che Piero Nigrelli di Ancma in realtà aveva una bicicletta, non sapeva cosa farsene, ha detto: se scriviamo Paolo Belli su, secondo te se la prende? Ma guarda, io anche se il mio fisico no, non lo conferma, sono uno che faccio in media 70, 80, 100 km al giorno, proprio perché amo tantissimo questo sport. Quindi, guarda, quando mi avete detto, insomma, che mi omaggiavate di questo premio, ero felicissimo. Poi sapere che mi hai dato la bicicletta è ancora meglio, insomma, perché poi fa parte della mia vita la bicicletta e come credo faccia parte, insomma, di tutti quelli che vivono nella nostra zona di Reggio e Modena. Quindi ben venga questa bicicletta, ma ti ripeto, c'è qualcosa di strano. Io credo di essere su Scherzi a parte perché ci avete dato questo premio a Mogol, cioè, che ci azzecco io. No, vabbè, guarda, io innanzitutto mi fa piacere presentarti il nostro presidente Riccardo Canesi, che tra l'altro è l'ideatore del premio, e chiamerei qui accanto a lui anche Piero Nigrelli di ANCMA, che è l'Associazione Nazionale Cicli e Motocicli, che ogni anno ci omaggia della bicicletta che poi ovviamente viene consegnata all'artista. Io te li presento e in particolare prima Riccardo Canesi. Buongiorno Buongiorno, ciao Paolo, Riccardo. grazie di aver aderito alla nostra manifestazione. Siamo noi che ringraziamo te perché comunque non ti abbattere perché sei un grande artista e sei completo. Poi qualche chilo di troppo non vuol dire nulla, magari con questa, come me del resto, con questa diciamo cercherai di abbatterle e magari poi ricompenserai con una buona bottiglia di Lambrusco. Grazie. Senti, io volevo leggere la motivazione perché qui Sì, diciamo, è andata un abbi po' il di coraggio corsa. delle tue azioni, delle Sì, tue azioni, vai. certo, cioè, sono io responsabile, quindi mi assumo tutte le responsabilità. Artista poliedrico, Paolo Belli nell'84 è fondatore del gruppo musicale Ladri di Biciclette, in omaggio all'omonimo capolavoro di Vittorio De Sica. Dal 2006 realizza le sigle del Giro d'Italia e dal seguito della Carovana investe di inviato per la RAI con una rubrica quotidiana. Nella sua carriera la bici compare spesso, tradito forse dalle sue origini emiliane. Sbaglio, sei nato a Formigine, se non vado errato, vero? Sì, Perfetto, quindi sei qua vicino. Come atto per fondativo. tantissimi anni a Salvaterra e adesso a Carpi. Beh, Ah, Carpi, e quindi giochi in casa, anche se adesso non sei qua. Salvaterra è proprio Reggio Emilia, le mie scuole le ho fatte tutte a Reggio Emilia. Vai pure, scusa se ti Benissimo, ho quindi interrotto. insomma la bici nella tua carriera compare proprio anche come atto fondativo del tuo primo gruppo. E come tuo primo successo. Ricordavamo che Ladri di Biciclette, che è uscita nell'89, se non vado errato, è stata la prima canzone della storia di Sanremo ad avere il titolo e gli interpreti uguali. Ed è la canzone che ti ha reso famoso e che ha venduto più di 150.000 dischi. E questo è stato il primo atto d'amore, almeno secondo le biografie ufficiali, tuo nei confronti della bici, seguito poi da molti altri che oltretutto hai accompagnato sempre con un ottimo swing e un ottimo rhythm and blues. Qualcuno qui prima, quando c'era la canzone, si muoveva. Sotto questo sole poi arriva nel 90 ed è il secondo successo che hai scritto insieme a Francesco Baccini.
e conferma la tua passione appunto per la bici e per lo swing, e potrebbe essere considerato tranquillamente l'inno nazionale della bicicletta. Uno spot a favore della ciclabilità e del turismo, anzi lo proponiamo al Ministero dell'Ambiente se lo vuole usare nel prossimo spot, o al Ministero del Turismo sperando che rinasca, pratiche che purtroppo in Italia, diciamo, non sono ancora diffuse come nel resto dell'Europa. E per tutto ciò che noi riteniamo che tu abbia meritato questo premio, perché sei un artista completo che balla sotto le stelle, che gioca a calcio, con Mogol anche, e pedala sotto il sole. Grazie. E adesso passo la parola all'amico Pietro Nigrelli, che dobbiamo ringraziare perché Ancma ci accompagna ormai da una decina d'anni e quindi ci fa piacere averli qua, e lo ringraziamo perché offre sempre degli ottimi prodotti. Buongiorno a tutti e buongiorno Paolo, e sono io che ringrazio per questa opportunità dell'associazione. Ciao. L'associazione di categoria. Scusami, ti posso chiedere di metterti alla tua destra, così ti vedo, perché lì sei al buio. Ecco, grazie, grazie mille. Grazie a tutti, quindi, e grazie a te, grazie a Euromobility di darci l'opportunità di presenziare e di dare questo premio, che per noi è motivo di anche di orgoglio, perché qui davanti avete un prodotto ancora made in Italy, quindi sia pure con qualche componentistica che arriva dal Far East, ma è ancora assemblato in Italia ed è proprio fresca di produzione, essendo stata assemblata ieri, finita di assemblare ieri pomeriggio. Quindi, che dire, come dico sempre quando ho l'opportunità di avere un microfono in mano, buona bici a tutti e grazie. Ma guardate, io se posso così rispondere a quello che avete detto, ribattere quello che avete detto, la bicicletta comunque fa parte della mia vita, non solo come mezzo, ma è proprio una cosa qua dentro. Io credo che andare in bicicletta sia un po' la metafora della mia vita, nel senso che la bicicletta è sacrificio, è fatica, ma è tanta gioia. Andare in bicicletta, io ho scoperto veramente che è la metafora della vita, perché andando piano piano si arriva dappertutto. Davvero, io pensate che domenica scorsa sono riuscito a scalare l'Etna, che è a quota 2000. Io quando sono arrivato su mi sono commosso, perché ma non è possibile che uno come me, che sono 100 kg, è riuscito ad arrivare sull'Etna. Poi quando arrivi lì, che cominci a riflettere tutto quanto, cioè, ecco, la mia vita è fatta così, cioè di tanti sacrifici, tanti impegni, però poi usando questa tecnica, cioè quella della bicicletta, della metafora della bicicletta, è che poi andando piano senti i sapori, vedi le persone, parli con la gente, pensi, fai delle cose che in macchina non fai. E quindi quello che sono riuscito ad ottenere nella mia vita è proprio grazie anche al fatto di vivere come un uomo che quale sono, che ama la bicicletta, perché la bicicletta ti fa stare con gli altri, ti fa conoscere persone. Appunto, ritornando al discorso di domenica scorsa sull'Etna, ho conosciuto persone che mai nella vita avrei potuto incontrare, e da lì ci si scambia il telefono, ci si dà dei consigli o meno, si hanno delle interfacce col mondo che solo la bicicletta può dare. Quindi lo accetto di buon grado, insomma, questo riconoscimento, perché è un po' come dirmi che la mia vita, se va avanti con questo pensiero, è una vita che ha delle grandi soddisfazioni. Avere questo premio, insomma, riconosce questo mio modo di essere. Non vuol dire che quelli che poi hanno altri modi di vita non siano in errore, però certo credo che la metafora della vita con la bicicletta sia proprio perfetta per le persone come me, che vengono da una terra di persone che credono nell'ottenere il lavoro con la fatica, e la bicicletta è una bellissima fatica da fare tutti i giorni. Grazie Paolo, ti auguriamo buon lavoro con il programma Ballando con le Stelle. E quando vuoi, sì, la bicicletta è qui a Reggio. È appena entrata Milly, quindi aspettate, se avete un attimo vado a vedere se riesco a rintracciarle, perché poi io tra poco parto, c'ho un concerto stasera a Reggio Emilia, ma adesso siamo... Aspetta, Milly?
No, questo è il suo camerino. Ma non c'è. Non c'è Milly? No? Ok. Niente, scusate. Questo è il mio camerino, questo è quello il camerino di Milly. Ripeto, mi dispiace, volevo farvi salutare, ma è già andata, perché oggi abbiamo servizi fotografici, io stasera ho il concerto, poi da domani ricominciamo le prove. Che dirvi? Grazie, scusate ancora il fatto che non sono potuto stare lì con voi, ma è davvero un grande onore e mi auguro di farmi tanti chilometri con la bicicletta che mi avete omaggiato.